Ora vi presenterò i ragazzini di primo, vedremo cosa diranno riguardo la scuola. Tu cosa pensavi quando eri in prima? Io avevo tante idee, ero molto felice di iniziare comunque la scuola superiore, ero molto presa dalle materie scientifiche e anche di conoscere nuove persone, nuovi compagni. E questa cosa comunque continua anche adesso, fortunatamente. Perché continui a conoscere un sacco di compagni tu? Sì, continuamente. Ma sarà il carattere? Può essere. Prof di storia e filosofia che insegna al triennio e in questo momento sono qua con i ragazzi di prima C. Può darsi che in terzo saranno i miei alunni. Mi sembrano allegri e carini, magari saranno anche un po' più movimentati. Ma il movimentato è un valore? Un valore, soprattutto quando il movimento del corpo corrisponde al movimento della mente. E che questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo silenziare nessuno, per carità, tutt'altro. E qui esce la filosofa che è in lei, Per forza. Prof ci sostiene. Ci vogliamo bene, ogni tanto ci bisticciamo, come tutte le situazioni in cui ci si vuole bene, tutta la famiglia, e loro lo sanno, la prof, è vero Mirko? L'importante è capire i propri errori magari e si ritorna, e poi ritorna tutto come prima. E soprattutto non mollarli mai. Non lasciarli diciamo indietro, anche i più riottosi, quelli che si nascondono dietro le trincee, come dico io, no? Bisogna tirarli fuori dalle trincee e farli entrare nel gruppo, attivamente però. Però è bella la sfida di un insegnante. Bellissima, meravigliosa. Sono cresciuto proprio, ma ancora di l'anno scorso. Ancora si può fare. No, è una scuola fantastica che offre molte opportunità di studio e non solo, non è pesante, soprattutto per noi ragazzi di primo i professori cercano di fare di tutto per farci sentire a nostro agio e per integrarci nella scuola. Perché è difficile un po' integrarsi quando si arriva alla scuola media, alla superiore? Diciamo di sì. Ci sono molti ragazzi che conosco che hanno trovato difficoltà a magari creare un rapporto con i compagni della classe e si stanno sbloccando soltanto adesso dopo 2-3 mesi di scuola. Sono Alice Pellegrino, 14 anni e frequento la prima C, nuovo ordinamento. Il primo giorno ero molto nervosa, come credo tutti, per questo nuovo inizio, però i ragazzi, i professori, tutti i collaboratori hanno fatto sì che noi ci potessimo sentire a nostro agio e infatti è stato da subito così. Amore a prima vista? Sì, subito. Si respira da subito quell'aria di casa. Si studia quanto è giusto, né troppo poco. Abbiamo iniziato col piede giusto, ecco. Allora, io fino all'anno scorso e tuttora non avevo un'idea ben precisa di quello che avrei dovuto fare da grande. Quindi ho detto, perché non scegliere una scuola che ti dà, se studi, una preparazione completa a 360 gradi? E ho scelto lo scientifico e non ho avuto alcun dubbio per il volto. Se studi, hai una preparazione completa. Se non studi, qualunque scuola è uguale. Esatto. È stato positivo perché conoscevo già alcuni dei miei compagni. E questa era una scuola che mi offriva una grande preparazione e quindi poi per poter affrontare meglio l'università. Secondo me, se fai un liceo poi hai una preparazione in tutti i campi, ho scelto questo liceo. Mi chiamo Marco Tripepi, ho 14 anni, ho scelto questa scuola perché vorrei fare la scuola militare. Questa scuola mi può garantire una preparazione per poter poi superare gli esami per entrare nella scuola. Vado d'accordo un po' con tutti i professori. Un po' con tutti? Sì. Fammi vedere il gesto della mano. Oh, sì. Sono stati dei mesi un pochettino duri perché ci sono stati anche molti compiti in classe, quindi la preparazione è stata veramente dura per poterli superare. Ho fatto un po' di orientamento, quindi mi sembra la scuola più affidabile tra tutte le altre. La struttura è molto bella, anche la palestra è una struttura bellissima. Ti sei innamorato della palestra, dì la verità. Sì. Non è facile iniziare, vero? Un nuovo percorso di studi, No, è lo sbalzo che c'è dalle medie alle superiori è davvero grande, quindi uno si deve prima adattare. È stato difficile, infatti i miei primi compiti in classe sono andati diciamo male, però poi ho incominciato a migliorare e adesso sono messo bene in voto.
mi sono iscritta in questa scuola perché secondo me, almeno come dicono tutti, diciamo, dà molte speranze per il futuro. A me è piaciuta anche dal punto di vista della struttura, anche perché dove andavo prima, diciamo che non è che era, comunque la struttura non è che era una delle migliori, quindi comunque anche il cambio di struttura, poi c'è, cioè, anche perché anche se è uno scientifico comunque dà una grande preparazione anche dal punto di vista delle materie umanistiche. Ti piace l'italiano? Sì, sì. Ti piace parlare? Sì, a volte lo preferisco anche alla matematica, da certi punti di vista. Per me che comunque parlo bene, comunque ho pensato di iscrivermi al teatro, qui come laboratorio, perché comunque è una scuola che offre molti laboratori. Poi i primi mesi di scuola, cioè, sono andati più o meno bene, anche se i voti certo erano diversi, perché comunque mentre alle medie, cioè, mi impegnavo molto e prendevo 10, qui diciamo che alla fine uno dei voti più alti è il 7. Quindi... certo, ma cominciamo piano, no? Sì, comunque. Abbassi per arrivare al 10, ok. Di solito una persona inizia a pensare a quello che vuole fare da grande da molto tempo prima, invece io... Da quanto tempo prima, Giuseppe? Per esempio ho dei miei amici che già dalla quinta elementare sapevano che cosa volevano fare, io invece ero indeciso, prima dicevo una cosa, poi un'altra, ora, cioè, non so proprio che cosa fare, quindi... Vabbè, però c'hai 5 anni al volta, sì, quindi... li fai calmi e così vedi un po'. E poi comunque vedo come esco, con quale preparazione, se magari avrò una preparazione maggiore nelle materie umanistiche, punterò a fare un lavoro dove comunque il saper parlare è importante, se no, se avrò una preparazione maggiore dal punto di vista delle materie scientifiche, punto a fare qualcosa dove comunque, diciamo, la matematica e la fisica sono importanti. È il successore perfetto. No, scusa, ma hai sentito come parlano questi ragazzi, sì, di prima? Sì, ma tu mi chiami così quando sei arrivato? No, io timido. Eri, cioè, timidissimo. Io dopo i primi 5 mesi ho cominciato ad aprirmi, a conoscere la scuola, invece... Anche grazie, dicono, ai professori e ai docenti che li rendono partecipi della nostra scuola, riescono ad avere, a considerare l'ambiente scolastico come un ambiente familiare, liberi di parlare con chiunque di qualsiasi problema e risolverli insieme. Questo è molto importante. Questi sono i risultati, anche questa, diciamo, apertura mentale, esatto, da parte, esatto, di questi ragazzi. Esatto. Quindi sì, quelli di primo li superano un sacco di punti. Meglio sia per loro che per la nostra scuola e per la nostra città in futuro. Diciamo che i primi mesi comunque sono stati difficili perché, cioè, alla fine adattarsi a delle materie nuove come per esempio fisica e latino, cioè, erano completamente nuove. Ancora non le sto capendo, ma perché almeno come dicono tutti i professori è giusto così, perché veniamo dalla scuola media. Qui alla fine la cosa principale è quella di apprendere la materia e non di finire tutti gli esercizi perfettamente e consegnare il quaderno, cioè, nel senso, qui è importante studiare per bene e superare i compiti. La loro vivacità ci impone di metterci in gioco sempre, ancora di più. Io dopo forse 8 anni ho una prima di nuovo quest'anno, credo che sia la prima dei ragazzi svegliissimi che abbiate visitato e sono contenta perché è una botta di vita. Ah sì? Bene, perché anche gli insegnanti hanno bisogno di... Hanno bisogno di stimoli continui, le classi in cui non riusciamo a interagire e farci stimolare sono le classi in cui forse non diamo il meglio di noi, però anche lì bisogna inventarsi ogni giorno perché bisogna dare a tutti pari opportunità. Il Volta mi piace proprio per questo, perché viene, diciamo, affrontato come se fosse una famiglia. Io esco la mattina di casa per venire qui a scuola al Volta e mi trovo come se fossi ancora in casa, come se fossi ancora della mia famiglia. Sono arrivata in questa scuola soltanto in terzo, i primi due invece ero in un'altra scuola e devo dire che sono sempre più contenta della mia scelta. Ti sei trovata bene? Sì, sì, benissimo, specialmente con i ragazzi. Cosa è cambiato, diciamo, dall'esperienza precedente? In qualche modo come... Perché a volte ti senti come se fossi in una famiglia. Sono tutti partecipi di qualcosa e ti senti a tuo agio. In primo e in secondo non avevamo moltissima voglia di studiare, vuoi perché non eravamo tantissimi in classe, vuoi perché ancora avevamo l'impianto di studio delle medie, però poi a poco, sostenuti dai professori che hanno continuato a spronarci continuamente, ce l'abbiamo fatta. Se dovessi paragonare il me stesso che è entrato qui dopo la terza media e il me stesso di ora, non si potrebbe fare neanche il paragone, perché veramente mi ha aiutato a crescere sotto molti punti di vista. Magari prima ero più timido, non prendevo mai parte alle iniziative, non partecipavo a concorsi, manifestazioni, mentre adesso, dopo 5 anni di scuola, sono molto più estroverso, fra virgolette, e se devo espormi lo faccio senza problemi. Io sono partita con un'idea che
successivamente ho cambiato, riconfermato, però io ero, perché ero io una persona dal liceo scientifico, ormai diciamo che è una mini casa, perché dato che comunque passo dalle 5 ore in poi qua dentro, quindi comunque mi sono trovata bene. A me piace il Volta perché ci sono cresciuta tra queste pareti, mi hanno formata come persona. L'aggettivo che ho scelto di attribuirgli è rassicurante, perché so che qualunque cosa accada il Volta sarà qua per me. Questo è il mio quarto anno, sono maturata. Cioè, arrivata qui ero un po' spesata, dopo le medie, un po' impaurita. Però i professori sono stati bravi ad accoglierci, voglio fare l'insegnante. E che i ragazzi percepiscano il valore, l'impegno che noi mettiamo nel cercare di far venire fuori le loro qualità, e allora già questo è un successo. Nessuno di noi può sapere tutto, però di guidarli al percorso di scoperta, questo sì, questo è importante. Stai imparando come sì. Dovrai essere un domani, vedi? La prof ti sta facendo lezione di prof. Lezione di prof. Come si diventa prof, eh? Lo possiamo chiamare così? Ci vuole tanto impegno e tanta passione, naturalmente una preparazione di base, perché bisogna essere credibili. Speriamo che anche io possa diventare non solo insegnante ma anche maestra di vita. Hai avuto dei buoni esempi però, dai. Già dalle elementari. Noi facciamo un lavoro sempre nuovo, ogni giorno nuovo. Io mi sono innamorato subito della struttura, prima ancora di iscrivermi in questa scuola. Quando facevo terza media sono venuto a fare orientamento. In quanto io gioco a calcio, già avevo deciso di iscrivermi alla sezione sportiva. Vedendo subito la palestra, il campetto, ho capito che questo per me poteva essere un posto dove potevo formarmi al meglio per quello che poi potrei, diciamo, per quelle che sono le mie intenzioni lavorative, diciamo, di un domani.